È un giudizio ampiamente negativo quello del PD in Consiglio regionale sui contenuti del documento di economia e finanza regionale varato nei giorni scorsi dalla Giunta. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, i consiglieri Pepe e Paolucci hanno illustrato i contenuti delle loro osservazioni. È un documento deludente, non c'è scritto nulla, in realtà fermerà la Regione Abruzzo per 10 anni. Perché questo documento doveva essere quello più importante di questa legislatura e a maggior ragione per il governo regionale insediatosi a febbraio. A parte il riconoscimento del lavoro e degli interventi previsti con e del master plan, non c'è proprio nulla. Anzi, vengono cancellati i nuovi ospedali, viene cancellata anche la stessa parola cultura e anche su altre questioni molto importanti nel rapporto tra aree interne e costiero, nella questione molto rilevante della viabilità, non c'è nulla. Noi portammo, dichiarammo di portare e poi siamo riusciti effettivamente a portare a casa quasi 60 milioni di euro per le strade provinciali. Loro scrivono: senza risorse faremo un'agenzia di manutenzione delle strade provinciali. Davvero è molto deludente, perché con questo documento economico e finanziario la Regione rischia di pagare il prezzo anche per l'intera prossima legislatura, che, non trovandosi alcun intervento in eredità come noi abbiamo fatto per loro, evidentemente dovranno riprogrammare da zero. Il bilancio non è ancora stato approvato, chiaramente sono arrivati talmente in ritardo con il documento economico e finanziario, che è il primo documento contabile, che non possono procedere con il secondo. Credo che in queste ore, se hanno trovato un accordo all'interno della maggioranza, procederanno all'approvazione, ma sostanzialmente significa comprimere la discussione in Regione Abruzzo per il bilancio in appena 4 giorni, tant'è che non hanno discusso né con le parti sociali né con i portatori di interesse, men che meno con il Consiglio regionale, e io credo che neanche la maggioranza sia a conoscenza dei documenti di bilancio.